Né un medico, né lo Stato può imporre, diciamo, io non posso non curarti, perché io devo avere la possibilità, come ho già detto, di dire no e basta, tutto lì. Cioè imporre autoritativamente, coattivamente questo è da Stato etico, ecco, in parole povere, è da Stato etico. È senza appello il no di Bettino Englaro alla legge sul testamento biologico in discussione alla Camera. Non vogliamo togliere nulla, dice il padre di Eluana, a chi vuole essere idratato e alimentato fino all'ultimo, ma uno Stato democratico non può impedire agli altri di scegliere diversamente. Con lui Di Pietro che dice questa legge è incostituzionale, i partiti non si nascondano dietro la libertà di coscienza. Chi è in Parlamento deve impegnarsi a rispettare e attuare la Costituzione e non in nome della libertà di coscienza a violarla. I radicali portano davanti a Montecitorio un cappio con un sondino, simbolo, dicono, di quella che sarebbe una violenza di Stato. Vogliono che cosa? Che ci sia lo Stato che ordini, vieti, impedisca tutto quello che appartiene alla più naturale intimità. E al solito hanno paura della libertà. Nella stessa maggioranza cresce il dibattito sull'utilità di regolare per legge la materia del fine vita. Se Sacconi, Lupi, Roccella, Quagliariello insistono per andare avanti, altri sposano la linea di Ferrara, meglio nessuna legge che una cattiva legge. Bondi firma un appello bipartisan con Manconi, Pecorella, Versace, Saro, obiettivo modificare, proprio il punto più delicato della legge, il valore vincolante o meno del testamento biologico, da rispettare sempre, dicono i firmatari, tranne quando i progressi medici offrano prospettive impensabili ai tempi delle dichiarazioni del paziente.